A Napoli si trovò insieme a quella grossa personalità che era Omar Sy. Sivori per il suo estro, Altafini per i suoi gol e il suo carattere gioviale, divennero ben presto il re di Napoli. I milanesi ci hanno dato un coniglio e i napoletani l'hanno rivestito da leone! Viva Altafini! Altafini ha con noi napoletani una caratteristica fondamentale. È esagerato. Lei ha mai fatto caso a un napoletano fesso? Nessuno è più fesso di un napoletano fesso. E ha mai fatto caso a un napoletano intelligente? Nessuno è più intelligente di un napoletano intelligente. È tutta un'esagerazione. Così per Altafini. Se gioca male, gioca peggio di tutti. Anzi, non gioca proprio. Se gioca bene, stia tranquillo. È il migliore. Perciò a me piace Altafini, perché come noi, come i napoletani, è un esagerato. Beh, per me Altafini è uno dei più grandi centravanti del mondo. Per me è il più grande centravanti del mondo, niente da fare. È un grande campione, peccato che non sia più giovane. Altafini tecnicamente e anche potenzialmente in questo momento ha dimostrato chiaramente che è ancora quello di 6-7 anni fa. Però ha una sola cosa negativa. Quando lo vuol fare, lo fa. Ma quando non lo vuol fare, non lo fa. Allora sportivamente. Ma c'è sempre sportivamente, della squadra. Sportivamente però. Non ha una squadra che lo serve a lui. Si sente proprio niente. Da sportivo puro, perché sono 40 anni che seguo questo maledetto, perché per me è una malattia. Però non lo esalto. Non lo esalto perché oggi lo fa e domani no. Lei è stato 7 anni a Milano e 7 anni a Napoli. Come uomo, dove preferisce vivere? Guarda che io ho avuto delle grossissime soddisfazioni a Milano come calciatore, perché abbiamo vinto Coppa Europa, campionato eccetera. Sono stato molto bene a Milano, però umanamente sto meglio a Napoli, perché siamo qui, c'è un po' più il mio carattere, sono più affettuosi con me e è reciproca questa simpatia. Che cosa apprezza di più dei napoletani? L'allegria, perché io sono allegro come loro e allora questo mi riporta veramente come se fossi da ragazzo. All'ombra del Vesuvio, Altafini trascorse 7 anni. Poi, a 34 primavere, quando ormai molti calciatori vedono le partite dalla tribuna, ottenne dal Napoli la lista gratuita e si mise all'asta. Io in questo momento mi trovo in una botte di ferro, praticamente, perché le migliori squadre italiane si interessano di me. E questo naturalmente mi lusinga. Quali sono, per esempio? Facciamo qualche... non c'è nessuna difficoltà in dire, perché qualcuno l'ho cercato io, qualcuno hanno parlato con me. Si tratta di Cagliari, Roma, Fiorentina e Juventus.